Arezzo Dal Canto, dalla favola alla richiesta di addio. L'informatissimo sito di Gianluca Di Marzio, specializzato nel calcio mercato, dà per conclusa ormai l'esperienza dell'allenatore con la formazione a Maranto. Una stagione eccezionale, si legge nell'articolo, quarto posto nel girone A di Serie C semifinale playoff. Tanto non è bastato per un binomio. Quello tra l'Arezzo e Alessandro Dalcanto, che potrebbe sciogliersi su richiesta di quest'ultimo, che, dopo l'eliminazione contro il Pisa, ha chiesto la risoluzione contrattuale alla società. Il contratto cade nel 2020 con un'opzione fino al 2021. Dalla favola alla richiesta di addio tutto in 12 mesi di questi tempi un'estate fa, prosegue sempre Gianluca Di Marzio, .com. Il direttore generale Pieroni, Deus ex macchina del miracolo Arezzo, decideva di puntare su di lui per la stagione della ripartenza dopo la salvezza dell'anno prima e la scelta nel corso dei mesi si è rivelata davvero azzeccata. Calcio dinamico, bel gioco, valorizzazione dei tanti giovani, una favola insomma che per tutto l'arco della stagione si è sempre attestata nelle primissime posizioni del girone A. Poi dieci giorni fa, dopo la bruciante sconfitta dell'Arena Garibaldi, la richiesta d'addio dello stesso D'Alcanto. Voglia di cambiare aria, sirene di mercato e richiesta di risoluzione contrattuale. L'Arezzo prende subito posizione, c'è un contratto in essere, nessuna risoluzione. Chi vorrà D'Alcanto dovrà pagare un lauto indennizzo per liberarlo. Un idillio bello e vincente, forse destinato a finire, conclude il sito Gianluca Di Marzio.com. Dunque, le parti a giudicare da questo articolo sembrano lontane e proprio in questa settimana si dovrà definire il futuro sia di Dalcanto che dell'Arezzo per quanto riguarda la gestione tecnica della squadra. Le sirene di mercato dalla Serie B, che forse aspettava Dalcanto ancora non si sono manifestate in modo concreto: l'Arezzo potrebbe far valere proprio il contratto in essere o per un indennizzo o magari per avere una contropartita tecnica.